in mezzo alla settimana, ora di pranzo, volete un piatto abbastanza completo, che ci sia la carne, che ci siano un po' le verdure, i pomodori. Due straccetti, ce li vogliamo fare? Fatti bene a dovere con la roba giusta? Sì, facciamoci straccetti. Allora, rucola, signori, no, guardami, guarda, la vedete che rucola è? Qua non sto a aprire buste, io ho roba buona, questa qua è quella Mazzi, 70 centesimi, un bel mazzetto di rucola, è stata apposta, voglio a mangiare rucola. Poi l'aglio, il formaggio e il parmigiano, i pomodorini. Io ho preso questi qui, ma pure i datterini, i ciliegini vanno bene. E questa è la carne. Controgirello. Potete farlo con la rosa, potete farlo con... L'importante lo sapete che è? La carne è buona. Buona adesso. Olio e stiamo a posto. Sale e pepe. Iniziamo subito con i pomodorini. Tagliamo subito i pomodorini. Come li vogliamo? Così. Ecco. Facciamo così. Guardate che sono belli così. A metà, tagliati così, stupendi. Puliamo l'aglio, uno spicchietto, potete anche lasciargli tutta quanta la camicia, non c'è problema. Così lo mettiamo in questa maniera. Poi l'olio. Allora, è il giorno che state a dieta, è la settimana che state tutti quanti tiratissimi, che dovete stare attenti. Poco olio. È il giorno che volete inzuppare il pane e lasciatevi andare un attimino e quindi mettete l'olio. Quello buono, quello d'agostino, insomma arriva. Poi adesso, piano piano, facciamo così, profumare quest'olio con quest'aglio. Mi raccomando, piano piano, lasciamolo andare. Nel frattempo, noi non stiamo con le mani in tasca così, che facciamo? Pela patate. Allora, anche qui ci sono mille tipologie, questo qua è freschissimo. Allora, sto usando un grana padano. Quindi a me piace così fresco da mangiare sui straccetti. Se vi piace più stagionato, usate il più stagionato, non c'è problema. Andate che spettacolo, vai. Perfetto, bello. Pomodori. Ma non li stracuocete, non li stracuocete. Un po' di sale, un po' di pepe. Mamma mia, il profumo, ragazzi. Ecco qui, guarda. Così li lasciamo soltanto un po' ammorbidire, piano piano. Quando sono ammorbiditi, vedete che sono leggermente ammorbiditi, li fermate. Adesso che faccio? Tolgo i pomodori, cerco di lasciare solamente l'olio dentro la padella, così. Così abbiamo, così controlliamo le cotture di ogni singola cosa. I pomodori così non ce l'abbiamo crudi, ce l'abbiamo abbastanza cotti. Se li volete più cotti, fateli più cotti. Adesso che faccio? Con la stessa padella, rimetto sul fuoco, faccio andare la temperatura bella forte, metto di nuovo lo spicchio d'aglio. Posso fare anche così a questo punto. Lo taglio a metà, così, lasciamo bene insaporire. E adesso la carne. Controgirello, rosa. Deve essere una carne che sia magra. Metto in questa maniera, magra, vi dicevo, perché qui serve una carne che si deve cuocere in pochissimo tempo. Cerco di aprirla così ci sono tutte quante delle parti, tutto quanto si cuoce. Lo straccetto è buono quando è poco cotto. Guardate, che cosa faccio, Metto così, do una giratina. Guardate la cottura, sembra quasi cruda. Basta, tiro fuori, guardate come l'ho tirata fuori, ancora è così. Poi prendiamo il piatto qua e incomincio a mettere la carne. Mamma mia, aspettavo ragazzi. La rucola assolutamente. La condiamo un pochettino, eccola qua, con un pizzico di sale, un po' di olio, perché tante volte questi straccetti sono poco conditi, perché siamo stati attenti alla cottura della carne, però non abbiamo cotto i pomodori, non abbiamo insaporito la rucola, e lì è il problema. Vado qui, ok?
E poi guardate qua adesso. Così. Guardate che meraviglia. Ma adesso. Mo vi dico tutto quanto. Ma un piatto di straccetti così. Solo a casa vostra potete fare. Ve lo posso assicurare. L'olio, che oggi è il giorno che vogliamo inzuppare, fa la scarpetta. Aspettate, fammi assaggiare, un attimo, poi il camerumo già sta, c'ha una fame, c'ha l'acqualina, c'ha. Vai, e il parmigiano, che bontà. E adesso assaggiamo. Mi sono preparato la fettina di pane, guardate qua. Siete pronti? Tieni. Prendo tutto, eh. Aspetta, fammi intingere. Ah. Allora, devo ringraziare Mirko, il macellaio del Mercato Trionfale. Una bontà questa carne. Buona la carne, buona la rigetta, buono tutto, per i pomodori. Quindi, fatela adesso, che tempo di rigetta, tempo di pomodorini, mi raccomando. Semplice, semplice, ma tanto buoni. Che bontà. Ma degli straccetti così, chi ve li fa? Solo a casa vostra, vi compro tutte quante le cose giuste e questo è il risultato, uno spettacolo.